Il paradiso delle signore, episodi 14 a 15 2, sfoggia il regalo di Vito. La nuova settimana del paradiso delle signore sarà più corta e incomincerà nel giorno di San Valentino. Lunedì 13 febbraio il paradiso salta, la Daily Soap di Rai 1 non figura all'interno del palinsesto perché. In tale circostanza, verrà dato spazio alle elezioni regionali in programma in Lombardia e Lazio. E così i fan dovranno portare pazienza fino al giorno dopo. Le anticipazioni promettono suspense a non finire nei giorni 14 e 15 febbraio. In occasione del giorno di San Valentino, Vito vorrà cogliere di sorpresa Maria, ma il regalo che il contabile avrà in mente di farle richiederà l'aiuto di una vecchia conoscenza di Marcello. Mentre nella vita di Gloria Moro si riaffaccerà la sua ex partoriente, Umberto sarà messo con le spalle al muro da Flora, la quale, pur di mantenere il segreto del suo piano, vorrà qualcosa di importante in cambio. La trama di martedì 14 febbraio del Paradiso delle Signore rivela un San Valentino particolarmente emozionante. Anche se non sarà rose e fiori per tutti, ci sarà qualcuno che ne uscirà sconfortato. Umberto inizierà a tremare per il silenzio della sua amata Flora. In realtà, quest'ultima, dopo la recente scoperta del piano di Guarnieri, inizierà ad escogitare qualcosa. In un primo momento, Flora sarà tentata di vuotare il sacco con Vittorio Conti, mettendolo al corrente sulla verità riguardante Palazzo Andreani. Dall'altro lato, la figlia del defunto Achille Ravasi vorrà sfruttare questo segreto per il proprio tornaconto. Maria emozionerà Francesco attraverso un regalo volto a ringraziarlo per l'aiuto che il giovane ha fornito all'atelier. Puglisi, inoltre, consiglierà Rizzo di non arrendersi e a dedicare tempo alla sua passione per la sartoria. Il figlio di Palma ascolterà le parole di Maria. Nel frattempo Marcello rivedrà una sua vecchia conoscenza, Mattia Costa. I due si conobbero tempo fa, quando erano impegnati a scontare la rispettiva pena dietro le sbarre. Il motivo per cui Marcello si rivolgerà all'ex detenuto c'entrerà per lo più con Vito. Siccome il contabile del Paradiso delle Signore vorrà sorprendere Maria Puglisi regalandole dei rari fiori, Mattia entrerà in gioco. Nell'appuntamento in programma mercoledì 15 febbraio del Paradiso delle Signore, Veronica sarà incuriosita dalla serata che sua figlia Gemma ha trascorso insieme a Carlos, mentre Zanatta Senior cercherà di carpire maggiori informazioni in merito, Maria non potrà che essere al settimo cielo. Il regalo che Vito ha scovato a fatica farà colpo su Puglisi, che lo metterà in risalto. Marcello, dopo aver ascoltato la descrizione di Elvira circa il suo uomo tipo, spronerà il suo amico Salvatore ad iscriversi all'iniziativa di San Valentino dedicata ai single. Nel frattempo, Flora prenderà una decisione e metterà Umberto di fronte ad un ultimatum. Lei sarà disposta a tenere per sé il segreto su Palazzo Andreani, ma in cambio i due dovranno convolare a nozze il prima possibile. Spazio anche ad Ezio e Gloria, nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore. Una certa Chiara Albani spiazzerà Ezio con una richiesta riguardante Gloria. Si scoprirà che la donna è la stessa alla quale la madre di Stefania salvò la vita durante il parto. Tendo fresco, grafa rol din tot, tot, tot MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, pui, asi, șoapo. Grasul nimeni altul, del, vede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens. Trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din dom, mă pun, le fierb la 1000 de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie.